Sì, ma Dio. Partiamo bene. No, mi sbaglio sempre. Allora, tredicesima parte, direi. Eravamo arrivati da Slack Joe che praticamente ci aveva affidato la missione di andare a trovare quel suo cazzo di, non so, compagno, un suo amico. Dal dottor Galvani, io veramente da sto dottore ci sono andato 70 volte in sto let's play. Ho fatto 13, questa è la 13ª puntata. Fanculo, sarà veramente la quarta volta che ci vado. Ora cerchiamo di avventrarci. Oh figa! Vai in alto, 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 vai in alto. Stregoneria, cerchiamo di adattarci in modo stealth contro questi facconi bastardi. Questo qui ormai mi schiamava. Quindi direi che mi posso teletrasportare e ficcargliela nel culo. Vai lì. Vai, mo. Ovviamente, come sapete, ho acquistato, diciamo, tra virgolette, perché non l'ho proprio acquistato. Questo glielo ficco dietro. Ma vaffanculo, sono andato sulla cosa lì. Di nuovo! Ho acquistato, diciamo, morte istantanea. Così da essere più stealth, dato che io voglio avere un gioco stealth, ma non ce la faccio, non sono capace. Allora ho acquistato morte istantanea, che è praticamente in grado, guardate, di far sparire i nemici. Proprio farli sparire al massimo. Perché se loro non ti notano, tu li uccidi e loro spariscono. Tipo, ah, questo mi ha sgamato. Però è sparito. Boh, forse ho sbagliato io. Ho failato. Cazzo sono sti casini? Sti casini. Vabbè. Allora, qui non c'è niente. Ho fatto una strage. Piangenti. Adesso vi faccio uscire. Vi caccio la mina qua, così. Vai. Chiedi. Ecco. Però non ci posso creare. Serve la chiave. Serve la chiave. Dove cazzo è sta chiave? Boia ladra. Non c'era una runa qua? Boh. Una runa, un amuleto d'osso. Boh. Sembrava ci fosse. Scusate, forse ho la voce un po' roca. Perché è molto tardi. Vabbè, quindi la mia missione è andare da Galvani. Qua mi sembra che ho fatto tutto, però. Scusa, per aprire quella porta ci sarà pure una cazzo di chiave. Da dove me la tiro fuori? È questo? R1. Pff, oh yeah! Morto! È morto! È morto! Qui non c'è nessuna chiave. Quello lì è un portachiavi, ma non c'ho le chiavi. Direi che possiamo avventurarci tranquillamente dal dottor Galvani. Allora, là c'è un coso, però io qui ho visto un qualcosa, una runa. Eccolo, l'amuleto d'osso. Ah, ok, io ragazzi non so cosa servono gli amuleti d'osso. Quindi ditemi che cazzo servono gli amuleti d'osso, quando posso usarli, quando non devo, se finiscono. Io non ho capito cosa sono gli amuleti d'osso. Sac! Piangente di sta cipa, mi ha sgamato però, mi ha sgamato tutti, quindi io adesso scappo, scappo come una fighetta proprio che c'ha paura. Ok. Facciamo. Ho fatto un casino atroce, ho spaccato tutto e vaffanculo lo stealth. E vaffanculo. Non ci credo, sono caduto. Ma vaffanculo. Che abbiocco. Ok, bene, 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 bene. Bene, bene, benissimo. Loro sono lì. Io credo di potercela fare tranquillamente. Credo. Quindi prendiamo sempre la solita strada lunga. Tanto Corvottano qui è capace di fare qualunque cosa. Allora, distretto della distilleria, quindi io devo tornare al distretto e riandare dal dottor Galvani. Direi
Direi che è tutto chiaro. Caricamento. Scivolare contro qualcuno. Calibra la luminosità del menu delle opzioni. Ok, continua la casa di piacere. Praticamente questa qui è una missione secondaria del, diciamo, della missione principale dell'uccisione, diciamo, dei due fratelli Pendleton, che in realtà sarebbero tre. Ma devo andare a uccidere due perché l'altro è il mio compare. Quindi, qui diciamo che voglio fare tutto in maniera abbastanza stealth. Tutto in maniera abbastanza stealth, quindi vediamo se c'è la possibilità di farlo in stealth. Sta faccenda qui del dottor Galvani. Poi dopo si vedrà, non credo che riuscirò a fare tutto stealth perché non sono capace. Cazzo è quel bagaglio lì? Ci posso andare sopra? Ah, è quello che uccideva i piangenti, tipo. Di là non ci arrivo. Figlio di negro. Cazzo fai, coglione? Ma vengo lì, ti spacco il culo. Ok, niente. Non ci posso andare. Cioè, forse sì, però mi scoccia alquanto. Quindi, ok. Passiamo dal nostro solito dietro cartellone. Non so quanto durerà questa puntata, boh. Farei una ventina di minuti. Adesso vedrò. Vedrò. Lì ce n'è uno, adesso lo piglio, di qua faccio il culo a strisce. Sì, stai appoggiato a 90, eh. Oddio, che fail pazzesco atroce. Cioè, proprio ho beccato il ferro. Ok, porta degli uffici del dottor Galvani. Quindi ragazzi, ci stiamo addentrando all'interno, diciamo, degli uffici del dottor Galvani per andare a cercare notizie, appunto, del compagno di Slack Joe. Chi è questo Slack Joe? Credo sia, diciamo, il capo di quelli nella distilleria, che praticamente mi ha dato la possibilità di recuperare queste informazioni in cambio di una scorciatoia per andare al Golden Cat, che è praticamente la posizione dei fratelli Pendleton. Quindi adesso qui io adesso qua gli sparo una steltata atroce. Quindi adesso quando viene qua io mi teletrasporto dietro di lui. Ma lui mi ha visto? Lui mi ha visto? Ma io non lo so, ma la gente che mi vede? Ora, bim! Ehi, ciao! Cucciolotto! Zack! Ops, guarda come sparisci bello. Puff, un colpo e via. Ok, allora qui c'è una cassaforte. Proviamo gli stessi numeri della cassaforte prima. Bene, ragazzi, se sapete qual è il numero della cassaforte, ditemelo. Perché io non lo so. Non so neanche dove cercarlo, sinceramente. Adesso mi scoccia anche quasi perdere tempo per cercarlo. Mi sembra che qua non ci possa essere. Allora, di sopra c'è una runa. Poi c'è. Basta, non c'è più niente. Raccolto tutto in questo episodio. Ok. Madonna, sti topi. Ma mi ma fa. Oddio, mi fanno del male! Mi fanno del male! Madonna. Ma io credevo che tipo a me non mi attaccassero. Sì, sti cazzi. Lì ce n'è uno che lo purgo proprio. Sacco, via, andare. Tanto te sparisci. Vedete quanto è utile la morte istantanea? Proprio un Ferrero Rocher. È utilissimo, veramente. Allora, andiamo qui ad esplorare. Questo quadro non posso prenderlo. Questa è la camera dove ho fatto il culo con la puttana della cameriera. Vabbè, vaffanculo, sta roba l'ho già letta. Non c'è più niente. Non c'è sta più niente. Quindi possiamo andare al piano superiore. Allora, Herald Tice. Ma cos'è che dici? Herald Tice. Ok, lì ce n'è uno. Sono in due. Ok, adesso vediamo come fare. Sempre in maniera stelta.
ci riusciamo. Ancora sti topacci bastardi lordi impestati. Ma andate da loro, cazzo, cosa volete? Allora, qui di interessante. Ok, dove cazzo sono? Ok, uno è lì. E uno è lì. Ho bisogno di una facoltà di cerca indizi vicino al corpo di Crowley. Ma uno è girato. Allora, ok, uno sta andando là. Quindi uno si allontana, uno si avvicina. Speriamo che quello là vada là così lo purgo pesantemente. Ok, quello là è mio. Quindi lì ci sono gli indizi. Quello è fermo là, tranquillamente, quindi. Ok, e uno è andato. Ora. Vediamo qui, allora, piume, libro. Quello là lontano. Posso permettermi di far il cazzo che mi pare. Suppongo. Oh merda, m'ha visto. Scappiamo. Ok, no, non m'ha visto. Oh figa, m'ha visto! Ma vaffanculo, ma che muori? Stronzo. Arre uno. Ma muori te, cazzo vuoi? Oddio, ho sbagliato. Bim, bim, bim. Ma cosa vuoi? Oh, così, un colpo via. Saccheggia, coglione. Dove vuoi andare? Ok. Mi sono fatto sgamare e vaffanculo lo stealth. Quindi. Oh, la runa. Oh, la runa. La runa. Che bel nome che è, la runa. Boh, vabbè. Allora, tieni premuto per trasportare. Me lo devo portare dietro questo. Clavering Boulevard. Non credo. Dubito. Non c'è più niente da fare, no? Qual era la missione? Elimina il Pendleton. Riporta l'audiografo. Ok, no, niente. Posso anche lasciarlo qui a morire proprio questo. E infatti farò così. Mangiato dai topi. Atroce morte. Scena abbastanza pesantina, devo dire. E vaffanculo. Usciamo perché qui Galvani mi ha rotto il cazzo. Spero di non dover c'entrare più. Anche perché sto Galvani non l'ho neanche mai visto. Ok. Sti caricamenti mi stanno proprio sul cazzo. Ok, siamo Maurus. Ma il teletrasporto, ma quanto è utile? Pensate, c'è un obiettivo pazzesco, io non credo che riuscirò a farlo. Di finire il gioco solo col teletrasporto. Io solo col teletrasporto, la traslazione, oddio, non so. Credo sia la stessa cosa a questo punto. Ma io credo sia. No, impossibile no, però. Figa, ma usare solo la traslazione. Tipo anche capire i movimenti con la visione oscura dei tuoi nemici, quello lì aiuta tantissimo. Io veramente l'ho scoperto perché me l'ha consigliato un utente, ma io. Veramente non credo che sarei stato capace di. Cioè, non credo che l'avrei sbloccato. Ma invece mi sono accorto che prima facevo molta fatica, ma con la visione oscura faccio un casino della Madonna lo stesso. Però è molto semplificata la cosa. Oddio, poi io non sto neanche giocando al livello più difficile. Probabilmente per fare quell'obiettivo ci sarà bisogno di una modalità abbastanza facile, anche perché non credo ci siano obiettivi della modalità più difficile. Non credo. Ok, allora lì c'è Slack Joe, direi che abbiamo finito, diciamo, questa missione. Adesso sentiamo cosa ha da dirci la fighetta qui, sto froscio. Ok, sentiamo cosa ha da dirci. Ecco le ultime. Ah, non fare niente. Ecco le ultime parole. Grande. Wow, sono io, coglione.
Cosa? No! Così Crowley è morto. Sì. Mi spiace. Sì. Si senta come lo dici. Sì, tu sorella. Forse possiamo aiutarci di nuovo a vicenda. Io ti uccido adesso. Oh beh. Silenzio e senza uccidere. Però ti toccherà restituirmi il favore. Interessante, dimmi cosa hai in mente. Il bordello riaprirà in pompa magna stanotte. Ci sarà un sacco. In pompina magna. Alcuni signori mi hanno detto che ha dei gusti piuttosto particolari. Conserva un bel po' di roba interessante in casa sua. E l'unica cosa che mi manca è la combinazione della sua cassaforte. Ovviamente anche i pendenti non sono a. Faccio fatica a trovarle mie, devo trovarle tue. Oh. Significa che è un posto importante per la milizia e i soldati. Amico mascherato, portami la combinazione. Sti cazzi. Sti cazzi proprio. Ti prometto che non li ucciderò e nessuno li rivedrà mai. Direi che è un buon patto. Non saprei cosa proporti di me. Non letale, ma tu stai scherzando? Non letale? Ma sai cosa faccio io adesso? Lo strozzo. Lo inculo a 90. Ma tu mi offri una cosa non letale? Te sei fuori come un balcone asciutto. Brutto cavallo, suino di merda. Ma come cazzo hai spianato, eh? Ops. Non so cosa ti faccio dato che sei svenuto. T'ammazzo. Ciao. E sparisci dalla mia vista. Boh. E vaffanculo. Bene, ci siamo tutti dal cazzo sto Slack Joe. Abbiamo finito anche questa missione secondaria. Ok, direi che possiamo, diciamo, avviarci verso questo famosissimo Golden Cat. Diciamo che la faccenda, il gioco, la trama si sta facendo sempre più fitta. Ancora sto cazzo di caricamento, andare da una parte all'altra veramente mi sta veramente sui coglioni. Quindi avviamoci in maniera stealth verso il Golden Cat e credo che quando ci avvicineremo finirà quella puntata per lasciarvi il Golden Cat e suppongo anche la morte dei fratelli Pendleton in una puntata. Ma perché stai entrando in una zona ostile? Non capisco. You cannot kill the rat. Non so cosa. Plug. Ah, la piaga, credo. Plug. Buh. Soon. Herald dies. Perso la testa. Sto gioco, ragazzi, veramente sto gioco è una figata. La faccenda del potersi arrampicare dappertutto mi fa veramente venire abbastanza duro. Ok, allora vediamo qui come fare per non essere sgamati. Allora andiamo sulla colonna come i piccioni. Non so se ci arrivo. Potrei farmi male, infatti. Coglione! Ma vedete perché io non ce la faccio? Com'è possibile? Cosa ho fatto? Ma cosa ho combinato? Ma sono morto. Scappiamo! Ma guarda te, oh. Dove sarò andato? Mi sono buttato giù sotto. Che cazzo è qua che miagola? Dio, miagola proprio. Credo sia proprio un miagolio. Proprio, hai visto che roba? Non c'è più, eh. Ma vaffangiro. Ma sentito.
Vabbè, hanno fatti fuori 3 in 0-2, dai. Andiamo a fare fuori gli altri anche. Sono tutti là. Via uno. Vai sotto, vai sotto, vai sotto, vai sotto. Guarda che non mi sgama. Vediamo cosa gli fa. Guarda adesso. Potrei tipo tagliargli le gambe. Non ci credo. Cioè l'ho ucciso con un colpo alla gamba. Via un altro. Ma sgammato, ma sgammato. Guarda lì che si piega anche. Che sborata. Ma che strage ho fatto. Vaffanculo lo stealth. Come al solito. Come fai a non far casino? È il bello far casino. Fare un'altra volta in un altro modo stealth. Oddio, quanti ce ne sono ancora. Qua faccio ancora più un macello. Ma sì, ma andiamo. Via, vaffanculo. Crepate tutti. Dove siete? Dove siete? Adesso ti tiro un pallone qua. Cazzo è che muore lì? I topi? Bim! Madonna, ma che cazzo... No, si è bruciato prima. Macello! Macello! Ho fatto un macello... ma quanti sono? Ma vaffa... Ma muori! Io non paro, io non paro. No, che spettacolo, se spara... Che idiota, spara attraverso il coso. Giochiamo a nascondino qua? Sto morendo. Allora, meno uno. Te sarai pur morto. Dio, cavallone. Ma siete idioti, ma quel muro lì vi distrugge tutto. Che poi non ho capito perché loro non li distrugge. Pim! In testa con la balestra. E via un altro. Vaffanculo. Ah, crepa, bastardo. Guarda che strage. Ho fatto una strage. Una strage ho fatto. E adesso posso stopparlo. E vai, bruciamo tutti i corpi. E l'allarme va. Cos'è? Ma che cazzo è? Beh, è quello. Atroce. Atroce. Allora, un amuleto d'osso, Golden Cat, Captain Chair Hotel, lì. C'è qualcuno? There's someone. Cosa faccio? Vado, non vado, vado, non vado? C'è una runa, un amuleto, suppongo sia quello, andiamo a prenderlo. Ma proprio lì in bella vista. Posto allora. Polleggiata. Bene ragazzuoli. Cazzo. Guarda i topi bastardi, figli di puttana. Bene ragazzuoli, questa 13esima puntata è stata veramente un macello. Nella prossima, la 14esima, ovviamente. Sai, 14, 13, sono lì vicini. Vabbè, nella prossima puntata spero riuscirò a farvi vedere la morte di entrambi i fratelli Pendleton. Diciamo un saluto da mezzo. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.